Buon pomeriggio a tutti cari amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Balbo Toys e come sempre sono qua per proporvi qualcosa dal mio mondo nerd. E oggi vi volevo mostrare una figure, la unboxiamo insieme, che avevo giù diciamo nella mia caverna. Una figure che è veramente distrutta in confezione, l'ho proprio acquistata così, per questo costava veramente pochissimo. Ma non l'avevo mai aperta, allora mi sono detto perché non portarvi a vedere questa figure di Spawn, una delle tantissime figure uscite per McFarlane, di McFarlane per Spawn, perché mi sembra molto bella da vedere. Innanzitutto, per quel che rimane, purtroppo è tutto qua. Come vedete, figure che aveva un blister di quelli a pressione, sono quelli sicuramente peggiori per noi collezionisti, perché se vogliamo aprire i nostri oggetti e riporli poi all'interno di nuovo, non si riesce, oppure si riesce ma si fa una fatica della Madonna. In questo caso il problema non sussiste perché veramente è talmente distrutto che il blister lo butterò completamente via, terrò solamente la carta esterna per avere la lista qua dietro, che vi faccio vedere, e magari sarà spunto per recuperare qualche altro pezzo. Che dire, probabilmente le conoscete meglio di me. Io non conosco tantissimo il mondo di Spawn fumetto, perché so che comunque è stato fatto un fumetto, quindi il mondo di figure è veramente ampio e si può ampliare continuamente grazie alla fantasia di McFarlane e compagnia. Mi sono sempre piaciute perché hanno ottimi dettagli, sono ben fatte e soprattutto non costano un occhio della testa. Di solito, anzi, forse cominciano un po' adesso alcune tipologie a costare molto, ma ce ne sono anche altrettante che, anche se le trovate loose, se manca qualche pezzo, voglio dire, una cosa del genere, che adesso poi l'apriamo, anche se la troviamo senza la sua arma, è comunque una bella figure che fa appunto un'ottima impressione su una mensola insieme ad altre. E abbasso adesso la webcam giusto per unboxare insieme a voi questa figure. Come vedete è talmente rotta che io avevo qua come al solito le mie forbici e tutto, ma niente, non servono proprio neanche. Era stata sigillata tra virgolette con delle graffette e dello scotch. Questa l'ha presa in una fumetteria della mia città, che ha il pregio di avere ancora tante cose che purtroppo non mette spesso in vendita. Una volta l'anno, di solito per il mio compleanno, vado a rompergli un po' le scatole, mi tira fuori qualche oggetto, e così ho recuperato qualche figure di Spawn ad ottimi prezzi, figure di Buffy, di Angel e altre. Quello che comunque mi tira fuori lui, perché non mi fa entrare nel suo magazzino. Sarebbe molto bello andarci, perché da quello che mi è stato raccontato dovrebbe avere addirittura blisterati un sacco di Kenner Star Wars d'epoca, e quello sarebbe veramente bello averli, visto anche il valore collezionistico che hanno, contando che lui queste cose le vende praticamente al prezzo degli anni in cui li ha comprati, convertito in euro o poco più, perché dice sempre: il mio mondo è il fumetto, e questo è una cosa in più che prendevo negli anni d'oro per il negozio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a non fare danni, ma tanti danni qua sono già stati fatti. Vediamo se riesco a tirare fuori anche la carta, che purtroppo è attaccata con lo scotch, per cui si staccherà sicuramente una parte, ma poco importa. L'importante per me sarebbe avere integre le foto delle immagini
anche se scusate il rumore ragazzi, non è di certo un video, come che si chiamano, ASMR, ma portate pazienza, ho finito. Allora, qua abbiamo la nostra figure, questo è il retro del cartoncino, una parte che andava davanti, si apre e abbiamo, qua vediamo molto meglio adesso in questa serie, le figure di questa serie Spawn, che è The Art of Spawn serie 27, per farvi capire solo di queste quante ne hanno fatte. Qua c'è la famosa, il famoso rimando ai draghi di McFarlane, che sicuramente sono quelli che hanno reso famoso più che le figure sportive probabilmente qua in Italia McFarlane. E abbiamo niente, tutto negli store nel 2005 eccetera, quindi questa è anche una serie relativamente recente perché ha solo 19 anni. Allora, guardiamo un po' la nostra figure, cerchiamo di togliere tutto ciò che non serve, che la teneva bloccata. Questa poi la esporrò momentaneamente in una vetrina che ho nella casa che uso come per ora magazzino, e finché la mia non sarà pronta, dove c'è quasi tutta la roba. Questa cercherò di tenerla ovviamente dentro questo mobile, dove ci sono ancora tutte le cose dei miei nonni, dei loro viaggi, dei loro souvenir. Ma un domani, quando dovrò rifare anche il salotto, la sala, quindi arredarlo, come dico io, a rifare l'impianto elettrico e altre cose, quindi tra poco, spero, relativamente poco, perché i lavori vanno sempre a rilento, purtroppo in questo periodo non c'è manodopera, dicono, e dovrò togliere tutto quello che c'è, compresi questi mobili dove sto tenendo molte cose, perché sono dei mobili molto grandi e ampli e sicuramente si prestano allo stoccaggio. Poi ovviamente ci sarà il momento in cui sarà tutta pronta la casa e dovrò scegliere cosa esporre, cosa purtroppo stoccare in altri modi eccetera eccetera. Sto cercando, a dire la verità, di tenere, visto che io sono uno che comunque mi piacciono tante cose e non posso però avere tutto, cercherò di avere un pochino di tutto tra virgolette, farò comunque delle scelte, ma per ovvie ragioni alcune cose le darò via, o se riuscirò le terrò, ma non saranno nell'abitazione mia finché avrò la possibilità di sfruttare magari l'appartamento dei genitori o di altri parenti che mi danno spazio. Comunque, come voi lo sapete meglio di me, è il problema di tutti i collezionisti lo spazio e i soldi. Con i soldi puoi comprare anche case più grandi, ma obiettivamente, anche se uno avesse tanti soldi, sì, ma con tanti 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 soldi lo fa, ma io se avessi tanti soldi piuttosto viaggio e non mi sto a cambiare casa ogni volta che riempio quella che scelgo come dimora. Allora, abbiamo qui la nostra figura con una basetta bella solida marchiata McFarlane 2005 made in China, e ci mettiamo sopra il nostro piedone e così sta in piedi. Poi abbiamo questo, cos'è? Ah, questa è la card figurina, che poi è un cartoncino del personaggio. Cioè ragazzi, è veramente un cartoncino, o c'è un cartoncino? No, perché il davanti è così, c'è l'illustrazione, dietro un cartoncino proprio scrauso scrauso,
potevano farlo plastificato almeno, sì, proprio cartoncino, vabbè, boh. Per quello che costavano, non penso che costassero più di 20 euro ai tempi dell'euro, magari qualcuno di voi se lo ricorda meglio. Comunque anche adesso in giro quelle che costano tanto e sono poche arrivano a 100, mi sembra di aver visto. Quella, ovviamente sono quelle più belle, quelle che mi piacciono di più. Poi cosa abbiamo qua? Qua abbiamo, boh, adesso lo apriamo e vediamo cos'è. Sto scoprendo questa figura insieme a voi. Cioè, ha un nome a parte Spawn, sì, è un tipo di Spawn, non avendo letto il fumetto. Ah, questo è lo stencil, dove si mette sopra il cartoncino, quindi in teoria si espone in questo modo, così. Poi abbiamo, qui abbiamo il fucilazzo gigante che va posizionato. Questa figure è fissa, ha poche giunture. Vi faccio vedere adesso. Sì, non va tanto dentro qua. Sì, ce l'ho fatta. Ha gli snodi del gomito, dell'avambraccio. Il busto si gira. Le gambe sono rigide, però come possiamo vedere, provo a farvi un po' di luce, vediamo se, perché con questa webcam spesso tolgo un po' di luminosità, forse si vede un po' meglio così. E le gambe sono tutte rigide, ma hanno una bella definizione, tutti gli inserti, queste spine, questi chiodi. Qua abbiamo la catena che sinceramente non so come va messa, non ho guardato. La figura più di tanto. Il busto serve per tenere comunque in equilibrio la figura, non è molto stabile, a dire il vero. E questa è la nostra figura. La mostro qui da vicino, cerco anche di fargli ulteriore luce, ma purtroppo siamo verso sera e in questa stanza verso sera c'è meno luce, oltre ad essere una stanza comunque parecchio buia di solito. Guardate però come è bello il volto, con gli occhi si travedono sotto questo foulard rosso. Bella anche la cintura col teschio. Abbiamo i proiettili che si vedono qui. Abbiamo delle lacerazioni nelle gambe. Sul retro abbiamo ovviamente ancora la cinta con i proiettili. Questa catena a me piace molto, non so bene se c'è un modo particolare di metterla, a me piace comunque tenerla un po' penzolante sul corpo del personaggio in questa maniera, mi piace l'idea. Ed ecco che abbiamo qua il nostro Spawn serie 27 della serie McFarlane The Art of Spawn, issue 131 cover art, perché se non sbaglio sono proprio tratte dalle copertine, dalle cover del fumetto, queste figure in particolare di questa serie.
Il cartoncino è molto bello, anche come vi ho fatto vedere dietro non è stato lavorato e l'hanno lasciato grezzo, tuttavia è un buon prodotto. Eccomi qua. Bene, volevo proprio farvi vedere questa cosa, giusto una curiosità di ciò che avevo da tanto tempo appoggiato lì sopra un armadio, e in questo modo, cogliendo l'occasione per fare un po' di spazio, così ci sta una scatolina con cose più ordinate, ho deciso di aprirla insieme a voi. Spero che vi sia piaciuta. Ovviamente questo fucile non spara, anche se ha un buco e tutto, non ha meccanismi di nessun tipo, è una figura piuttosto statica, come abbiamo visto, ma piacevole da tenere in collezione se la si trova, secondo me, a poco. E io l'ho pagata veramente poco perché era dentro questo negozio distrutta, quindi ho fatto leva proprio su questo. Se la dovessi comprare su un Vinted con scatola originale, eccetera, penso che gli darei sui 35 euro al massimo, 30-35 euro proprio, se non qualcosa di meno, considerando il fatto che in genere queste l'ho sempre vista a quei prezzi. Poi ovviamente ognuno dà il suo valore alle cose, eccetera, eccetera. Bene, io dopo avervi mostrato tutto questo vi saluto, vi do appuntamento ai prossimi video e vedrò se ho altre figure con blister distrutti da farvi vedere, o comunque qualcos'altro del genere, perché voglio ravanare bene in qualche scatola di questo tipo. Vi prometto che cercherò anche le cose un po' più succulente, anche se tutti gli altri youtuber, quelli bravi, li hanno già fatte vedere, ma visto che vi piacciono le cose ripetitive, proverò a portare qualcosa, almeno qualche Masters of the Universe sul canale, giusto per farveli vedere. Anche se diciamocelo, basta andare a guardare i Liprandi e andare a vedere all'estero i vari come si chiama, i vari youtuber americani, che ce ne sono tantissimi, e parlano in continuo di Masters e roba Mattel, perché sono alcuni anche sponsorizzati da Mattel stessa per avere anche le anteprime di quelli dei prodotti che escono adesso. Io poi ho sempre preferito far vedere cose un po' più particolari, e anche sono anche più a buon mercato la maggior parte, quindi perché no? Un collezionismo parallelo, non dico di abbandonare il collezionismo delle cose fighe della nostra infanzia come i Masters appunto, ma guardiamoci intorno perché c'è molto altro. Vi saluto, vi auguro una buona giornata e tanto buon collezionismo. A presto su Balbo Toys. Ciao ciao!